19 novembre 1969. A Milano le manifestazioni indette dall'Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco finiscono in tragedia. Durante gli scontri con le forze dell'ordine, l'agente della celere Antonio Anna Rumma muore colpito alla testa da un tubo d'acciaio. Per molti storici, Anna Rumma è la prima vittima degli anni di piombo in Italia.